Salve ragazze e ragazzi, buongiorno, buongiornissimo, ragazzuoli miei, eccoci qua nel nostro messaggio del giorno per voi. Ho preparato le mie carte e inizio subito con i Romantic Tarot e andiamo a sviluppare questo messaggio del giorno per voi. Allora, ragazze mie, ragazzi miei, io spero voi state bene. Spero che questi messaggi, questi interattivi con cui mi seguite con tanto affetto, anzi colgo l'occasione per ringraziarvi tutti, perché siete veramente fantastici. E quindi vi ringrazio veramente di cuore di venire a commentare, di raccontarmi le vostre storie, insomma dei vostri like. Sapete che il like è molto importante per noi perché cresciamo come canale e quindi ci autososteniamo in questo modo. Quindi io vi ringrazio veramente di cuore di essere così attivi nel mio canale con tutte le attività che io faccio giorno per giorno. Voi sapete che io la mattina, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, faccio il messaggio del giorno per voi. Poi il pomeriggio intorno alle 3 metto alternato o un'interattiva a più varianti oppure un interattivo con breve, diciamo, con vostre richieste. Allora, intanto sto mischiando le carte delle Norman, quindi andremo a prendere anche una carta di queste meravigliose sibille. Quindi dicevo, poi tutti i giorni in orari un po' così come mi viene, metto anche uno short e quindi sono tutte comunque cose simpatiche che faccio sempre per tenervi compagnia e per analizzare alcune vostre richieste. Allora, le sibille di Nostradamus. Ovviamente, ragazze, sapete benissimo, io lo dico per tutti coloro che si affacciano per la prima volta ai miei interattivi, ma voi lo sapete, mi scuserete se io ripeto sempre le stesse cose, ma è doveroso per me dirlo che sono interattivi collettivi e quindi non dovete fissarvi sulle risposte. Prendete solo ciò che vi risuona e lasciate stare ciò che non vi risuona. Tanto se non è questo messaggio sarà un altro, ma comunque io credo sempre che se vi trovate qui in questo momento, in questo canale a seguire questo interattivo, qualcosa per voi c'è. Allora, questi sono i messaggi magici delle fate. Prendiamo una carta e andiamo avanti con le risposte degli angeli. Quindi, ragazze, per coloro che invece vogliono appunto analizzare una situazione che vi sta particolarmente a cuore, nella descrizione del video ci sono i miei contatti zairafassari@gmail.com oppure nel mio profilo Facebook Zaira Fassari messaggio privato o ancora nel mio profilo Instagram sempre messaggio privato il mio profilo Zaira e i suoi tarocchi. Allora, qua ci sono le carte del cuore che io chiamo dell'amore e prendiamo una carta anche qua. Allora, ovviamente il messaggio, lo sapete, viene deciso dalla vostra energia e dalla scelta delle carte. Quindi la vostra energia deciderà se parliamo d'amore, di soldi, di professione, di lavoro o altro. La scelta così occasionale delle carte ovviamente diranno di che cosa si parla, ok? Allora, le carte della divinazione. E adesso andiamo a mischiare queste carte della luna che ultimamente sto usando spesso per i miei messaggi del giorno. E quindi scegliamo una carta e prendiamone una a caso, così facciamo una specie di prendiamo una, questa qua. Sono un po' grandicelle, difficili un po' da maneggiare, ma sono molto belle e profonde. Con questa carta sarà, diciamo, l'energia di questo messaggio. Invece poi con le carte verdi di Zaira andremo a vedere l'indicazione di oggi per voi. Vediamo che indicazione ci danno queste carte per voi. L'indicazione, proprio, come dire, di questo messaggio. L'argomento, l'indicazione, qua si è girata questa, prendiamo questa. Allora, qui viene fuori la carta. La mia situazione, vedete, la mia situazione mi impedisce di amarti.
Quindi questa è l'indicazione, va bene? Allora, vediamo le carte. Qua abbiamo la carta del Papa, abbiamo il Cavaliere, abbiamo l'Anello, abbiamo una nuova casa, si è deciso, fai attenzione alle bandiere rosse, e abbiamo Tra due mondi. Allora, qui abbiamo amore di coppia, ragazzi, guardate che bella questa carta, aspettate, ve la voglio far vedere bene, ecco, sono così grandi, ecco, la metto qua così la vedete meglio, esce la carta amore di coppia. Allora, quindi l'energia di questa stesa comunque è un amore profondo e corrisposto con una persona compatibile che vi sta raggiungendo ora. Questo è proprio, vedete, questo è protetto, questo amore, vedete, anche se qua la carta d'indicazione ci dice la mia situazione mi impedisce di amarti, però l'amore di coppia ci parla che appunto c'è un amore, anche se qualcosa, qualcuno viene impedito appunto ad amarvi completamente. Allora, qui parliamo, vedete, con la carta del Papa la protezione è ribadita, vedete come questa carta, anche il Papa ci parla di una protezione, di una benedizione, di una persona comunque a noi vicina, una persona ufficiale, una persona che ci vuole dare l'ufficializzazione, o comunque una persona che potrebbe anche essere una persona già impegnata, però questo poi andremo a sviluppare dopo. Allora, qui sicuramente voi avrete notizie di questa persona, vedete qua c'è proprio il Cavaliere che viene verso di voi, quindi qua inviti, una visita, una notizia, un messaggio, un'azione rapida. Qui la carta del Sibilla di Nostradamus, viene la carta dell'Anello, simbolo del matrimonio, simbolo dell'amore, quindi qua prossimo lieto matrimonio d'amore, se si tratta di una persona già sposata può significare felicità coniugale o nozze di parenti, insomma comunque motivo di grande gioia. E qua le fate ci dicono una nuova casa, quindi qua bisogna cambiare casa, è un passo verso la direzione giusta e ci invita ad essere deciso a fare ciò. Però qua c'è anche un segnale che ci mette in guardia, perché quando esce questa carta, fai attenzione alle bandiere rosse, ci parla di qualcosa che ci naviga contro. Cosa? Beh, qua viene la carta degli oracoli, dice tra i due mondi, qua si parla di una diversità, vedete ragazze o ragazzi, si vede, insomma, qui c'è un qualcosa che vedete, voi siete come in due mondi diversi, vedete qua c'è quello a colore, c'è quello bianco e nero, quindi qua c'è una situazione, un'incertezza, qua bisogna adeguarsi. Allora, qui non è proprio specificato il motivo di questa diversità, di questa, vedete, di questa situazione che vi impedisce di amarvi, però questa carta è l'unica indicativa, a parte quella dei segnali che vi mettono in guardia. Quindi qua, ragazze, ragazzi, il messaggio di oggi che cosa vi vuole dire? Voi state vivendo un grande amore che probabilmente finirà in matrimonio oppure finirà in una convivenza. Qua si parla anche di una nuova casa, di un passo, diciamo, importante. Lui sta venendo verso di voi, c'è la protezione di coppia, avete tutto, però qua c'è un qualcosa che vi mette in guardia, tant'è che l'indicazione ci dice anche se ti amo c'è una situazione che mi impedisce di farlo. Quindi la situazione è qualcosa che o questa persona vi nasconde, o una sua incertezza, o un non potersi adeguare perché siete troppo diversi, quindi c'è difficoltà ad adeguarvi. Ma di fatto qua mi dice anche che questa energia tra voi e qualcun altro è molto forte, però questo rapporto vi aiuterà a conoscervi meglio. È come se voi avete bisogno di approfondire di più questa conoscenza, di capirvi di più, perché siete diversi, vivete in due mondi diversi, avete un carattere diverso, due che ne so, uno è straniero, uno è, diciamo, straniero, nel senso due culture diverse, insomma.
qui c'è qualcosa che un po' vi mette in guardia e vi impedisce totalmente questa realizzazione. Quindi voi sapete qual è. Quindi andate a lavorare su questa cosa, però fidatevi, dovete essere deciso perché qua c'è la risoluzione. Voi state vivendo un grande amore, vedete l'amore di coppia. Eccola qua, questa carta è bellissima, vedete? Dice l'amore profondo e corrisposto con una persona compatibile vi sta raggiungendo adesso, una persona a voi compatibile. Anche se siete compatibili, però siete diversi, c'è un qualcosa che ancora non è, si è incastrato bene e questo messaggio vi serve per appunto lavorare su questa cosa. Allora, ragazze, sempre un interattivo, ovviamente, mi raccomando, io vi aspetto tutti nei commenti. Vi mando un bacione enorme dalla vostra Zaira. Ciao, buona giornata a tutti!